a testimoniare. Un concetto che, se voi ci pensate così, chiama in causa ognuno di noi. Ognuno di noi può fare qualcosa e questo è un atto, un gesto quotidiano. E la spesa quotidiana, gli acquisti quotidiani, anche quelli che facciamo con difficoltà in questo momento, in questa congiuntura particolare. Allora sappiamo che ci sono delle persone che non hanno abbassato la testa, che non hanno avuto paura, che non hanno pagato, alcune che hanno denunciato, no? E allora sosteniamole. Io non me la scorderò mai la piazza dei racchettizzata della Pigna Secca e la gente che... Io se fossi a Napoli andrei a spendere lì come ci andavo quando ero all'università, in un posto del genere. È una rete dove le forze di polizia e quindi l'arma dei carabinieri partecipano attivamente con i presidi sul territorio che sono ben capaci a recepire i segnali di allarme da parte dei commercianti e quindi a riceverne le denunce che sono numerose anche in provincia, sono numerose in città, sono numerose le segnalazioni, è il dialogo quello che serve in questo settore, perché il commerciante ha bisogno di sentirsi vicino delle persone che non prestano, delle persone che comprendono il problema e che quindi sono in grado di poterli aiutare.